Allora, buongiorno signori. Come va la vita? Cosa mi dite? Impastiamo insieme. Mi serve 00, arrivo subito. Allora, chi c'è online? Sabato mattina, cosa state facendo? State andando al lavoro, grigliapizze, maledetti, vi state dando da fare oppure no? Ho detto, visto che devo fare un po' di impastini anche per i vari corsi, i bar sono per me, stranamente. Mentre dobbiamo impastare un po' di napoletana, vediamo chi c'è online. Ciao Davide, ciao Francesco, ciao Giorgio, ciao Carlo, noi ci vediamo assieme. Ciao Marci, chi dorme non piglia pesci, giusto Marci? Allora, facciamo il nostro solito impasto per napoletana, quindi idratazione superiore al 'Se prepari le pizze sei un pizzone, mentre se prepari le tovaglie non sei un tovagliolo. Ammazza ragazzi, stamattina siamo molto simpatici. Allora, devo fare un 680, quindi 3,40 più un decimo, cos'è che è? 3 e... dovremmo stare a 3,75 circa, perché se vi aggiungo un decimo di quell'idratazione sono 34, quindi fa 374. Ok. Hi Lorenzo, how are you? Everything okay there? You always make some amazing products. A lot of compliments to you. I think that also your business is going very well, I think. Okay, let's take the yeast, the beer yeast, the fresh one. Ciao a tutti. I've also seen, Lorenzo, that you have lost something like 40 kilograms, something like that. You are a beast. I'm trying to lose a little bit of weight too. I hope around 10 kilograms, something like that. So I'm cutting the calories. But I think I have to do something more strictly, because I have to track the calories. If you don't track the calories, it's very, very hard. So I have to schedule very strictly my calories amount daily and weekly. And so... Okay, the East. I think that they have to maybe open a channel in English, because I have a lot of English-speaking friends, English-speaking followers, and I want to make something in English. But another channel, okay? Complete different in another language. It's a double the work, and I don't know. So... let's begin to Nate. Yes, yes, I'm following you. Yes, also in Instagram. Hola. Andiamo a impastare. Ciao Fabio. Ciao Rudy. Ok.
Ok ragazzi, andiamo a impastare, qua facciamo la nostra Napoli. E poi ci facciamo anche l'impasto per i mais, ok? Voilà. Magari mi metto gli auricolari, prendo il sale, così siamo comodi, chiacchieriamo da vicino, che sennò diventa un casino con gli auricolari, fa un sacco di rumore l'impacitamento. Eccoci qua, così ci sentiamo meglio. Ciao a tutti, ciao Michele. Allora, come andiamo? Avete impastato sto weekend? Cosa avete combinato? Ragazzi, per i corsi penso di riaprire ad agosto, eh? Sto creando delle nuove cose, una nuova struttura, quindi penso di riaprire ad agosto. Ragazzi, vedo che tutti si buttano sui corsi online, qui e là e su e giù. E tanti ho visto, ma ditemi la verità, ma come mai tanti ce l'hanno con me, sono sempre nella testa di tutti, ricevo insulti, battute, accuse personali, ma veramente la gente è strana, veramente i perdenti hanno sempre tempo per criticare le persone, senza alcun motivo, come sapete io. Critico sempre, ma mai le persone, critico sempre le cose che vengono dette, i modi, come si divulga, come si lavora, eccetera, eccetera, eccetera. Invece gli altri si diventano proprio a insultare personalmente. È una roba molto triste, secondo me. Però, ognuno si diverte a suo modo e spende il tempo a suo modo, no? E anche per la storia dei corsi, ragazzi. E ognuno decide poi con chi lavorare, quindi voi decidete in base a quello che vedete, ai feedback, alle recensioni, alle persone, a uno come parla, cosa dice, come lo dice, e decidete di conseguenza. Decidete a quale filosofia avvicinarsi, a come lavorare, a cosa fare, che tipo di persone ascoltare. Spesso quelle poche volte che mi capita di guardare qualcosa in giro, mi linkano qualcosa in giro, sento veramente robe improponibili. È veramente incredibile la supponenza della persona media che pensa di poter spiegare cose e non sa esprimersi neanche in una lingua comprensibile. Allucinante. Allucinante. Gente che non sa neanche parlare italiano e pensa di dire, fare, di poter spiegare cose varie. Incredibile, veramente incredibile. Vabbè. Ah, Sebastian, ti ringrazio per la recensione, l'aspetto. Speriamo che Facebook te lo lasci fare, perché fa veramente schifo ultimamente. Ragazzi, avevo più di 300 recensioni. Mi sono trovato ad averne oggi forse 226. È disastroso Facebook, è veramente disastroso e difficile anche capire perché. È una cosa, ad esempio, che capita a tantissime pagine, vedere scomparire le recensioni, è allucinante. Ciao, venite di qua che ci guardiamo in faccia. No, la camera la voglio, ma mettiamo settings e ci vediamo in faccia mentre parliamo, che è meglio. Camera, fotocamera anteriore,
perfetto. Solo che per ritornare di là devo fare così e così. Voilà, eccoci qua. Ciao Donatella. Ciao Nicola, ti piace la sedia a pantone, eh? Di la verità, una chicca, eh? Tra l'altro una si è distrutta, porca bestia, che peccato. Allora, voi come va la vita? Impastate? Cosa fate, maledetti grigliapizze? Iniziate la settimana. Allora, oggi ho due corsi di teoria, domani altri due corsi di teoria, poi napoletana, napoletana, e poi mi sembra teglia romana, ma devo andare a controllare per bene. Ciao Daniele. Giacomo Semoli, buongiorno Giovanni, fino a quante ore prima si può fare la cottura della teglia? Ma abbastanza quando vuoi, è un prodotto che si presta tantissimo a essere lavorato così, eh? Quindi... Ah, sei in ferie, Marci. Complimenti, bravo. Complimenti a te. Beato te più che altro. Luca, ciao caro. Buon lavoro allora. Meglio, così è anche più facile tenersi in forma. Perché visto come mangi, se hai le pizze davanti fai un disastro, figlio mio. Meglio, meglio. Ok, qua l'impasto non è ancora pronto, dobbiamo ancora tirare. Arrivo. Ecco qua, no, perché ragazzi, voi avreste dovuto vedere Luca D'Angelo come mangia. Non ho mai visto un corsista con un appetito di questo tipo, eh? Mai visto. Luca fa spavento, mai visto mangiare una persona così, allucinante. Susanna Serletti, toglimi una curiosità, io vedo sempre commenti strani, non ho capito se sei goliardico, se sei un trollo, se rompi i coglioni. Devo bannarti? No, fammi capire, perché non riesco a capire che cosa fai, no, te lo do come avvertimento. Visto che non riesco a inquadrare di rompiscatole in giro, ce ne sono. E quindi da me non ne voglio che passino. Enrico Scintu, ciao Enrico, ciao Giova, la gomosità può dipendere anche solo dalla farina usata oppure solo un problema di processo svolto male? Può dipendere da tutto, Enrico, anche dalla farina. Può dipendere anche dalla farina. Se la tratti male, classicamente usi una farina troppo, troppo, troppo forte, magari troppo, troppo breve o cotta, insomma, da tutto. Il processo include anche la farina. Non ho solo una tua follower, che banni. Spera. Chi ero? Ciao Giova, spesso quando faccio la tele in forno di casa appena sfornato è molto buona, ma riscaldata la sera è ciccosa. È un problema di impasto il forno che non scalda abbastanza. Può essere un problema di tutto, va a capire che cos'è. Dobbiamo fare un corso per capire che cos'è. Perché può essere tutto, può essere il processo sbagliato, gli ingredienti sbagliati, è incordato male, è stagliato male, è cotto male. Il tuo forno non cuoce correttamente, può veramente essere la qualsiasi, e quindi bisogna capirlo cos'è, non è semplice. Cambia tanto con la teglia in ferro blu, la cottura della teglia è abbastanza. Adesso voglio girare dall'altra parte, che rottura di palle sta cosa veramente di... No, cos'è sta roba? Shift, settings, camera, perché voglio rigirare di là, fotocamera posteriore. Solo che adesso devo ridirgli torna di lì, se no non vede il porca miseria. Vabbè. Eccoci qua.
Voilà, allora ragazzi, primo impasto fatto, tiriamo fuori, Napoli, a questo li faccio fare un 48 ore, ok? Voilà, bellino, eh? Ok. È un po' asciutto, sapete che quasi quasi lo finisco con un altro pelo d'acqua? Aspettate, così vi faccio vedere anche come, quando fate le cose come si deve, come potete essere flessibili, ok? Facciamo, allora... Infatti, mancava un po' d'acqua... Esatto, anche dai conti. Gli mettiamo un altro pelo d'acqua. Quindi. E poi lo finiamo. Quindi una trentina di grammi di acqua ancora. Li andiamo a dare correttamente. Ok. Facciamo finire. Voilà. Altri 30 grammini per essere giusti giusti come consistenza. Ti conviene usare una camera esterna per le dirette? Un amico usa la Sony Alpha e Susanna Serletti la camera esterna. Ragazzi, ma voi forse non avete bene in mente qual è la mia routine normale per le della giornata, mi sa che non ce l'avete ben in mente. E quindi avere anche una cosa esterna, la volevo prendere tra l'altro, ma durante il lockdown era finito tutto, però diventa veramente un casino. Però sapete, ci tengo e mi... E mi sto attrezzando per varie strumentazioni. Volevo prendere una bellissima webcamina, ma durante il lockdown era tutto finito. Vedete, glutine formato ha preso quei 30 grammi di acqua in un nanosecondo. È già pronto. Ok. Oh, ammazza se tu. Che bella maglia. Ora, eccoci qua. Ok, nuova maglia. La consistenza che volevo in questa, prima che eravamo un po' asciuttini. Ok, quindi impasto per Napoli pronto. Adesso ci facciamo anche il nostro impastino per i buns. Voilà. Olio, un goccettino nel recipiente, così poi ci si stacca. Ok, un po' di pellicolina, questo ce lo chiudiamo e lo mandiamo a 48. Poi, mi vado a fare un po' di buns, ragazzi. Quindi ci mettiamo, non ho farine speciali,
Quindi me li faccio molto terra terra, con un chilo di bianca forte e chi se ne frega. Quindi dentro la farina, voilà. Gusti, quanti grammi mancano? Anche 50 grammi. Mettiamo 50 grammi di tipo 2, va? Giusto per fare una cazzata. Che ovviamente serve a ben poco, ma fa niente. Ok. Poi, ovviamente la ricetta dei gas. Sapete dove trovarla, è su internet, quindi andate tranquilli. Poi, acqua. 510, vediamo la fresca che le mani. Quindi acqua 510, perfetto, nell'acqua ci sciogliamo il malto e anche lo zucchero se ci riusciamo. Di acqua abbiamo allora abbiamo i nostri 17 di malto, potete arrotondare poi tranquillamente, muore nessuno, voilà. Poi lo zucchero, mettiamo anche lo zucchero, siamo a 53. Ok, va bene così. E il lievito, come lievito stiamo a 20, ok? Quindi i nostri 20 grammi di lievito. Perfetti, quelli che mi avanzavano che erano già 20. Molto bene. Diamo una bella mescolata. Iniziamo a far sciogliere tutto il mischione. Qua il lievito col malto e lo zucchero, immaginate che condizioni carine che si trova. Andiamo a mettere nella farina il sale, siamo a 25-27 da ricetta. Quindi, uno. Ok. Voilà, qui ci manca il burro e il sale che metteremo mano a mano. Quindi, il burro e il sale. Il burro e le uova. Quindi, siamo qua. E iniziamo a impastare. Mi metto gli auricolari. Che poi il microfono, perché gli auricolari servono un cacchio. Purtroppo l'iPhone non consente di usare un microfono esterno per queste applicazioni, anche con streamer, ma meglio che non mi esprima perché sarei molto molto volgare, ma non è il caso. Olè, diamogli il pastone, ovviamente glielo diamo tutto perché è pochissimo, ok? Perché qua come impasto paradossalmente è poco idratato, ma noi andiamo tanto di altre cose buone, quindi mi apro anche le due uova se sono piccole, così un paio dovrebbero andar bene. Con due uova viene ancora più leggero. In genere faccio un tuorlo, scusate, un intero e un tuorlo, ma forse ce la facciamo. Ok? Tanto facciamo prendere quella farina lì. Thank you.
Voilà, eccoci qua. Ciao Eros caro, come andiamo? Ci sia differenza se usassi zucchero a velo rispetto al classico? Bella domanda, non sono un pasticcere, non ti saprei rispondere. Francesco D, sono appena arrivato, non ho ben capito cosa si vuole realizzare. Impasto per Ibanna. Pensavo di essere stato abbastanza chiaro, ma fa niente. Panini per hamburger. Eros, quindi boh, non saprei dirtelo francamente. Io ovviamente in queste ricette, sciogliendo in acqua, uso lo zucchero fine fine, che mi aiuta di più a sciogliersi e lavora molto meglio. Vedete ragazzi che l'impasto è asciuttissimo, quindi fino a un certo punto non riuscite a incordare granché, fino a che non mettete il primo uovo, qua di roba ce n'è poca, quindi io gli do un aiutino, un pochettino di albume, iniziamo a darglielo. Buongiorno Daniele, tu che più a che fare con i dolciumi? Magari se ci fosse il mastruzzo, c'è differenza tra lo zucchero normale e lo zucchero a velo? Cambia qualcosa? Succedono cose brutte? Viene a prenderti, non so, Salvini con la ronda? Succedono cose così? Gioia una curiosità, cosa fai passo per il fare? Lo fai anche quello nelle liane? Se sì, lievito madre, butti il retroletto e fai uscire nell'acqua? Sì, lo faccio nelle liane, il lievito madre, glielo butto sopra. No, non lo sciolgo nell'acqua. E adesso iniziamo a incordare, iniziamo a dare tuorlo e burro, avanti. Ciao Giove, i buns si possono cuocere nel forno F1 P134H? Grazie. Sì, direi di sì, io non lo faccio mai però. Perché? Quello di casa è comodissimo per i buns, francamente. Hanno bisogno di un calore molto delicato, non hanno bisogno di niente di che. Quindi con l'F1 diventa un casino, ragazzi. L'F1 è fatto apposta per la violenza, diciamo così. Ok, Daniele dice che ci rimetti dei soldi, quindi... Però magari con la velo si scioglie meglio, si mischia meglio. Oh, vabbè, sono andati giù tutte e due tuorle, le lasciamo andare. Adesso iniziamo anche a dare qualche pezzettino di burro poco a poco. E facciamo lavorare un po' la nostra massa. Voilà. Piero del Boca. È dal 26 maggio che aspetto sta diavolo di Eliani. Walter mi fa disperare. Ragazzi, Eliani, Renzi. Gli strumenti lavorano bene, ma il customer è quello che è. Scrivigli che poi se si incazza Tesauro è un problema. Ok ragazzi, adesso andiamo a aumentare e andiamo a lavorare poco a poco, senza paura. Diamo velocità alla nostra impastatrice progressivamente. Abbiamo anche un altro po' di albume da buttargli dentro. Ok, io direi di andare al massimo. L'ultima parte di albume che è rimasto e via. Ottimo. Dipendentemente dall'impasto con zucchero a grana più fine, riduci il tempo di assorbimento, riduci l'attrito che riscaldi meno. Sì, infatti è quello che dicevo, immaginavo. Ciao Luigi Valdambrini. Sì, certo, io infatti tento sempre di scioglierlo in acqua, tranne in preparazioni particolari. Ecco, adesso con le farine delicate tipo marino fate molta attenzione a dargli acque, liquidi, grassi in generale se l'impasto prima non ha tirato bene, vedete come qua, aspettiamo che tiri bene. Ma Daniele, ma stai mica lì a impazzire, ma non scherziamo, stai a macinare anche lo zucchero, figurati.
Voilà, andiamo di burro. Poco a poco. Adesso aspettiamo che abbia preso tutto bene. Ragazzi, ma voi l'avete mai provata sta ricetta dei bun? Ma guardate che ci sono pizzerie e ristoranti che mi mandano messaggi, poi non riesco a postare tutto, che li ha messi a menù. Le fanno faville, veramente una bella ricettina, ve la consiglio. Appena fatto colazione penso agli hamburger, perché? Perché sei un ciccione, Francesco. Perché ti piace mangiare pure a te, di la verità. Come andiamo? Su, tutto bene? Spero bene, un caro abbraccio. Daniele, nulla, ho fatto impasto per napoletana e adesso facciamo i bun. Anche perché mio figlio, qua si lavora troppo, mio figlio mi ha fatto una richiesta, mi ha fatto papi, ma me li fai i panini che voglio mangiarli con la salamella fatta sul barbecue? E gli ho detto, vabbè, vabbè, tanto, un lavoro in più, un lavoro in meno, ho detto facciamo i bun, li faccio belli ovali, hot dog, e stasera sul barbecue una bella salamellina. Ragazzi, questi bar con una bella salamella, la senape e il formaggio, mamma mia, veramente non c'è roba fighettosa, sous vide, robe brisket, reverse, costate e cazzate che stiano in piedi, che siano meglio, veramente eccezionale. Mamma che buono. E Giuseppe Franco in piedi di buon'ora. Giuseppe, io sono in piedi da 3 ore già. Io, allora, quando si vedono le cose sui social, spesso non si ha idea di quello che c'è dietro, perché poi voi vedete il risultato finale di una foto, di una consulenza, di un qualcosa, di un corso. Ma dietro c'è un lavoro mostruoso per fare il lavoro che si fa quando lo si fa bene. È una roba, io lavoro 70-80 ore a settimana, non avete idea di cosa c'è dietro. Vabbè, minchia Patrick, ma cioè, niente di che, salamellina, un velo di senape e una fetta di cheddar, cioè dai, non è una roba così clamorosa. Ciao Consuelo. Meglio che non li faccio però, perché sennò accorrono tutti gli amici a mangiarli. Vero, vero, vero. Questo è un problema collaterale. Ciao Angelo, come va? Come va il locale? Spero bene. Spero bene. Angelo è stato un mio corsista, ragazzi. Un corso dal vivo, un corso in Skype, a un locale. Si sta facendo un sedere... Pubblicizzati Angelo, scrivi dove sei che ti faccio pubblicità, perché questo mondo in questo mondo ci sono troppi incapaci, gente scarsa, gente brutta, approfittatori. Alla gente brava, onesta, lavoratrice bisogna dargli vetrine, quindi scrivimi dove sei che faccio comparire il tuo messaggio. Grande Michele, ciao Luca Butti. Luca Butti, scrivimelo anche tu che ti faccio comparire, dai. Su, stamattina si fa pubblicità gratis. Poi non diciamolo che mi mandate i bonifici, dai. Scrivi anche tu, Luca, dove sei. Scrivi nonna papera, perché io non posso scrivere. Così facciamo un po' di pubblicità. Ragazzi, Luca Butti è proprietario con la moglie di una delle gelaterie migliori d'Italia. Quindi non è che abbia bisogno della mia pubblicità, però mi fa piacere. Quindi scrivi che ti mettiamo su. Io non sono mai stato un amante del gelato, ragazzi, io sono sempre stato un amante del salato, ma quando vado da nonna papera a prendere il gelato per mia moglie, che ne va golosi, i miei figli, è sempre una goduria gustare l'abbinamento dei gusti,
la qualità del prodotto fatto bene, una poesia. Poi io quando fate quei prodotti lì col caramello salato vado fuori di testa, letteralmente. Ciao Marco, un periodo di merda. Dai, in bocca al lupo. Speriamo che si sistemi. Allora, eccolo qui. Andate da Angelo, pizzeria a tutta pansa, a Follonica, Grosseto. Su, segnatevelo e andate da Angelo. Perché, come dicevo, di ciarlatani in giro è pieno. E quando si trovano le persone per bene, cioè quelle che vanno da Giova Pizza, ragazzi, è così. Purtroppo dovete accettarlo. Bisogna farle, bisogna pubblicizzarle. Ecco qua, Luca, gelateria Nonna Papera Cantù. Tutti a mangiare il gelato da Nonna Papera. Cazzo, c'è già la coda di 50 metri quando aprono. Se li attacchiamo dietro ancora qualche cliente, dovete mettere la coda che arriva fino al parcheggio di fronte. Sto mettendo burro, Gen Yan, sto mettendo burro. Sto facendo i panini per hamburger. Mamma mia, le Eliane inizia a cigolare, mi sa che le sfrutto un po' troppo. Sì, esatto, Daniele, purtroppo succede veramente di rado. Ma abbiamo bisogno, va bene, ovviamente tu la vedi anche dal punto di vista del prodotto, io lo vedo dal punto di vista delle persone. Abbiamo bisogno di persone in gamba in questo ambiente, io vedo, leggo, sento cose da far accapponare la pelle, allucinante, la gente che c'è in giro, cosa dicono, come lo dicono. C'è ancora un'ignoranza, una rozzezza in questo ambiente. Ripeto, io ci tengo ovviamente perché è una vita che faccio comunicazione, ma vedere gente che gli viene magari anche in mente o vuole fare corsi, maestri, ragazzi, gente che non sa mettere assieme soggetto, predicato e complemento, gente che sembra tirata fuori adesso da una valle e si vuol mettere a parlare. Ma ragazzi, ognuno ha il suo mestiere. Ma se sei un bravo pizzaiolo e fai le pizze, ma fai il bravo pizzaiolo e fai le pizze. Che cosa ti metti a spiegare robe? E quando inizi a parlare, ma cioè, vabbè. Comunque, dove sei nella settimana di Ferragosto, Rudy? Piero, con la tua ricetta della focaccia mi viene una focaccia pura. Allora dove sono? Sono ventilato? Piero, io purtroppo sono molto cattivo ormai con la focaccia, perché voi dovete fare il corso di focaccia processo Giova Pizza. Vi cambia la vita. Vi cambia la vita. E quindi trucchi sulla focaccia, non, ma sapete che i trucchi non ci sono, ma l'unico trucco che dovete utilizzare è avvicinarvi al processo Giova Pizza e scoprire un altro modo di fare la focaccia. No, Jenna, ma prima ho fatto l'impasto di napoletana, adesso sto facendo l'impasto dei balsi, non è lo stesso. Allora ci manca pure che mettiamo il burro nella napoletana, no? Ciao Matt, grazie. A Follonica, vai, vai da Angelo. Mirko, ti prego, dai, non... Dai, ti prego. Ti prego. Veramente, cosa vorrei dire? Non so neanche di chi stai parlando, francamente, però voi, quello che voi dovete fare è affinare il vostro senso critico e il livello di quello... Ok, affinare il vostro senso critico e alzare il più possibile l'asticella della qualità che richiedete da chiunque vi venda qualcosa, ok? Quindi vi prego... Veramente, i ciarlatani, chi dice idiozie, ma non seguiteli. Cosa li seguite a fare? Lasciate perdere, tentate di essere critici, di cercare gente come si deve, che vi dice le cose giuste, ma non fatemi leggere queste cose, mamma mia. Patrick,
Vedi, Patrick conferma, processo pazzesco quello della focaccia, ragazzi. Patrick ha fatto con me 27 corsi. Grande, bella persona. Veramente, ragazzi, i miei clienti, siate privati, professionisti, è un piacere. Si lavora benissimo, persone meravigliose. Per me è molto bello fare quello che faccio. Eros, no, ma nell'impasto assolutamente no, lo zucchero è zucchero, quindi. Rudy, ho il corso con te, oggi o domani, non mi ricordo più dove l'avevo incassato, domani, vero? Sì, poi ci vediamo domani. Ciao Giovanna. Jen, la mia ricetta dei buns... Ah, è arrivato Emanuele Mastruzzo. Renditi utile, Gergianese. Domanda, zucchero a velo, zucchero normale negli impasti, cosa cambia? Io non sono esperto di pasticceria, quindi non dico cose che non so. E quindi magari tu ne hai... Ne sai qualcosa di più. Ragazzi, impasto finito intanto, eh? Ah, ok, domani? Ok, Rudy, allora domani. Andrea, guardate cosa scrive Andrea. Ne ho fatte 10 di tele bucate con mozzarella e pomodoro per un'inaugurazione. L'hanno bruciata in meno di mezz'ora. Grande, Marco. Anche Marco ha fatto corso da me. Ne abbiamo fatti 2, vero Marco? Vediamo, solo un altro colpetto ed è finito l'impasto. Sì, ne avevi fatti 2. Sto facendo i buns, Emanuele. Tu hai una risposta? C'era Eros, un altro mio super corsista, che chiedeva se zucchero a velo, zucchero normale, cambia qualcosa negli impasti. E ripeto, io da non pasticcere... A me non cambia nulla, le cose che faccio che contengono zucchero non mi faccio grossi problemi, spesso sciolgo nell'acqua assieme al lievito, ecco. Però non so se a livello chimico, poi ragazzi si arriva sempre ai soliti discorsi, cioè è ovvio che qualsiasi cosa ha influenza in qualsiasi modo, ma se l'influenza non è rilevante, chi se ne frega, non so se mi spiego. Ok, questo è l'impasto per i buns. Guardate che bello, sembra quasi un primo impasto panettone. Diamogli una pieghina, adesso lo mettiamo a riposare per bene, anche lui che deve spingere bene. Ragazzi, la ricetta dei buns la trovate su YouTube. Su YouTube, e poi consiglio gratis. Io ho notato poi nel tempo che sostituire al latte, che è nella ricetta originale, l'acqua, vengono ancora più leggeri. Oh! Così si fa, voilà. Questo si mette al caldo e questo qui ci deve esplodere. Ok? Quindi mi prendo un bel recipiente, bello grande, vediamo questo basta, forse sì, forse no, e basta, un goccettino di olio così stacca, giusto un velo. E andiamo dentro. Voilà. Qua li metto sopra un panno bagnato, visto che ce l'ho già qua. Ok. Ok, andiamo sotto. Okay.
e stiamo a calduccio, non troppo perché sennò facciamo i disastri. Voilà, allora che si dice? Adesso vi giro qua, vi saluto, settings, camera, anteriore, vediamo di girare, voilà, eccoci qui. Sì, ragazzi, non solo i pizza Instagrammers, purtroppo. Allora, vediamo cosa diceva Tre Corsi. Napoletana teglia... Ah, hai fatto Tre Corsi. Napoletana teglia focaccia, Andrea. Ok. Manuela ci dice, cambia solo velocità di assorbimento. Se la mani un po' stressata con quella velo, più di prima scaldi meno. Perfetto. Ciao, Roberto. Marin, nell'impasto dei bassi io voglio che sia alta, essendo un impasto che voglio far andare a temperatura ambiente, mi fa comodo che sia tiepidino per bene, perché tanto poi non è che deve star lì 600 anni, quindi, anzi lo cerco. Maron Ru Carmine, Jen, ti ho detto 10.000 volte, vai sul mio canale di YouTube, ma fischia, tu mi stai scrivendo da YouTube, vai nel mio canale, cerca nel mio canale ban e trovi il video sui ban. Marco Rombolà, molti pizza Instagrammers dimenticano i prodotti alla fine, vanno mangiati e non sono fotografati. Se lo dimenticano anche tanti professionisti, vedo roba allucinanti, ragazzi. Vedo bocconcini di teglia romana con sopra un'oliva, il pomodorino, sopra un'altra oliva, un filetto d'acciuga, il tutto che non so come sta in piedi, da fermo, figuratevi a mangiarlo. Si perde spesso il senso delle cose, Però, ripeto, ognuno fa quello che vuole, e l'importante è che voi accresciate senso critico e andate a scegliere chi rispecchia di più il vostro modo di intendere quello che volete fare, ma con senso critico, perché in giro, ragazzi, c'è della roba. Ciao Demetrio, grazie. Daniel, corso di panettone? Boh, non so. Jen, lavori a Parigi, quando vieni in vacanza vieni ad assaggiare la mia pizza. Va bene, ragazzi. Ok. Allora, quant'è che siamo online? Giovedì mi leverai il griglia pizza che è in me. Martino, ci sei tu giovedì? Molto bene, dobbiamo far Napoli, vero? Perché mercoledì e giovedì ho Napoli, vabbè, tanto poi ce l'ho scritto, quindi ho tutto. Molto bene, allora ci vediamo giovedì. Ti dico solo, ti chiedo una cosa, se mi hai già detto se ti piace tutto da mangiare, bene, se no scrivimelo. Se magari sei intollerante a qualcosa e via dicendo. E vedrai che giovedì ci divertiamo e vediamo tante belle cosine, assaggerai una buona pizzetta, spero. Perché poi, sapete, è sempre una scoperta. È ovvio che si tenta sempre di fare in modo che tutto vada alla perfezione, però ogni volta che si fa un impasto è una scoperta. Quindi la difficoltà del lavorare coi corsi è che il cliente deve avere sempre tutto perfetto. Quindi l'impasto deve venire il più perfetto possibile, ogni volta. Diciamo che fino ad ora grossi problemi non me ne sono capitati, però siamo tutti umani, quindi chissà chi sarà il primo corsista a cui dovrò telefonare la mattina stessa e dire: figlio mio, l'impasto è morto, non va, e il corso non so come facciamo a farlo. Prima o poi succederà, perché ripeto, si è tutti umani. Spero che accada il prima possibile, più là possibile. Mai, magari mai, però se non è mai il più in là possibile, e che sia qualcosa con qualcuno con cui si possa ripianificare senza problemi, che magari non come tanti viene dall'altra parte del mondo. Però bisogna essere molto, molto onesti, molto seri, non prendersi mai in giro, bisogna cercare sempre la perfezione che non si raggiunge mai. Bisogna fare il meglio possibile, si sbaglia come tutti, l'importante è dagli errori capire quello che è successo per migliorarsi ulteriormente.
la pizza è fatta così e la vita è fatta così. Quindi Martino, farò di tutto per fare in modo che la tua pizza giovedì sia eccezionale. Va bene, figliuoli, io vi assolvo da tutti i vostri peccati panificatori, maledetti grigliapizze. Un grande abbraccio, buon lavoro, buona settimana e seguitemi, seguiamoci. E un grande abbraccio di nuovo. Ciao, ciao.